E grazie a tutti voi che siete qua, perché comunque questo fa parte di un percorso di formazione che, come dicevo prima con Francesco e con Silvia, oltre a essere comunque un confronto, è comunque materia di studio anche per me su queste casistiche che per cui poi devo applicare sostanzialmente tutti i giorni. Nelle procedure di appalto che devo sostenere per i miei comuni. Allora, intanto, cosa andiamo a vedere, oggi? Cioè, qual è l'argomento di oggi? Allora, l'argomento di oggi è sostanzialmente appunto incentrato su quello che è appunto il principio di rotazione e quindi quali sono le norme del nuovo codice. E anche con riferimento sostanzialmente alla relazione che è stata fatta da chi ha scritto il codice a supporto appunto della nuova norma proprio in materia di rotazione. Non è che la rotazione sostanzialmente fosse comunque un principio che noi non eravamo tenuti ad applicare, tant'è che a differenza del codice nuovo che ne tratta, cioè ha un articolo specifico che tratta sostanzialmente il principio di rotazione, prima noi applicavamo questo principio in forza delle linee guida numero 4 dell'ANAC, che davano tutta una serie di indicazioni che erano comunque delle linee guida con applicazione obbligatoria, per cui erano come dire dei regolamenti emanati da ANAC, tra virgolette, attraverso le linee guida che è loro l'atto di, insomma, loro atto amministrativo di produrre, diciamo, di produrre e integrare la normativa in materia di contratti pubblici e poi come si applica appunto questo principio di rotazione e come si applica nel sottosoglio, perché voi sapete che il principio di rotazione si applica esclusivamente negli appalti sottosoglia. Quali sono nel principio diciamo di rotazione gli aspetti di carattere soggettivo e di carattere oggettivo? Una piccola, come dire, un piccolo ripasso su quelli che sono gli affidamenti sotto soglia, quindi quelli che sono gli importi in cui si possono applicare, questo tipo di principio. E l'articolo 49, che è quello che definisce nel dettaglio appunto il principio di rotazione del 36, del decreto legislativo 36-2023. E poi il principio di rotazione, come si applica, alcune sentenze, alcune indicazioni e le modalità appunto di applicare correttamente quello che è il principio di rotazione. Entrando nello specifico, io vi ho riportato praticamente questi quattro dei principi, secondo me, generali del nuovo codice che sono quelli che sostanzialmente guidano un po' tutta la stesura di questo nuovo codice, perché noi eravamo abituati ad applicare un codice che era stato scritto, che era praticamente il codice, secondo me, sì, il codice dei contratti, ma il codice dei contratti con finalità principale, quella che è sostanzialmente l'anticorruzione. Questo nuovo codice è un codice che è stato scritto in un momento storico praticamente della nostra economia, quindi della nostra vita, in cui sostanzialmente c'è stata la pandemia, quindi conseguentemente alla pandemia sono state fatte delle norme, diciamo, di carattere semplificativo e temporaneo, non che si sia dimenticato quella che è il principio generale, uno dei principi generali del codice precedente che era l'anticorruzione, però sono cambiati quelli che sono i principi e le regole prioritarie da applicare sostanzialmente con questo nuovo codice. Intanto, beh, il PNR poi è una misura conseguente per cui, insomma, molte, diciamo, dei principi che sono stati introdotti all'interno del nuovo codice sono frutti comunque anche di valutazioni della normativa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e comunque delle normative europee
sostanzialmente legate appunto al PNRR, ma anche legate appunto al codice dei contratti e quindi delle normative, mi viene da pensare tipo il subappalto, insomma tutta una serie di altre cose. Quindi quali sono i principi su cui dobbiamo ragionare quando noi dobbiamo fare un appalto pubblico o una contrattualistica? Intanto il principio del risultato, che è una cosa fondamentale prevista da questo codice, il principio della fiducia, quindi nella fiducia dei funzionari, perché comunque ci sono tutta una serie di adempimenti, ma comunque il funzionario non è più il funzionario corrotto, ma nel funzionario, nel RUP, sono comunque è tornato il principio della fiducia, che è quello che insomma è alla base della nostra attività. Il principio della buona fede e della tutela dell'affidamento, quindi anche questo è comunque un principio, è il principio dell'auto-organizzazione amministrativa, per cui questo anche è un aspetto non di poco conto, perché specialmente noi eravamo abituati al cosiddetto regolamento che facevamo tutti i comuni, tutti gli enti facevano, il regolamento diciamo, degli affidamenti in economia. Adesso dovremmo dotarci di tutta di una serie di regolamenti ed indicazioni che sono proprio insiti della stazione appaltante, che è appunto questo principio di auto-organizzativa che dà al funzionario, perché possa attuare praticamente le procedure, delle indicazioni su quelle che sono, diciamo, quelli che sono i comportamenti e le procedure da adottare su questa cosa. Quindi, questo discorso qua del principio, secondo me, di rotazione è comunque un principio che, secondo me, trova, come dire, del fondamento in questi quattro principi fondamentali del codice, perché, insomma, rappresenta un po' tutto, cioè il principio di rotazione avviene comunque nel rispetto di questi quattro principi fondamentali del codice, del nuovo codice, del decreto legislativo 36-2023. Entrando nello specifico, quindi, del nuovo codice, il nuovo codice, per la prima volta contiene appunto l'articolo 49, che è un articolo specifico rispetto al principio di rotazione. Questo, principio di rotazione si applica con l'entrata in vigore sostanzialmente del codice dei contratti, del nuovo codice dei contratti, che voi sapete che è stato pubblicato ad aprile. Ad aprile, e diciamo che ha acquisito la sua efficacia dal 1 luglio 2023. Poi c'è tutte le deroghe e le sospensioni che sono state poi introdotte per quanto riguarda gli appalti PNR, e anche per quanto riguarda alcune, diciamo, norme che entrano in vigore sostanzialmente poi dal 1 gennaio 2024. È una disciplina di rango primario. E non è più una norma più elastica rispetto a quelle che era precedentemente al passato, perché appunto vi ho detto prima, precedentemente il principio di rotazione era definito alle linee guida ANAC, mentre questo è una disciplina di rango primario, è un principio che è stato introdotto nella normativa. È un principio che, come evidenziato appunto nella relazione, si applica nei contratti sotto soglia. Ed è comunque in attuazione alla legge delega che è stata data praticamente nel 2022 dal governo. E quindi questo è un principio che insomma è in attuazione proprio dell'articolo 1 di questa legge delega. E le disposizioni della rotazione risulta comunque innovativa rispetto ad alcune a determinate condizioni, perché appunto una delle cose che poi vedremo poi nel dettaglio è che non c'è più il divieto esclusivo di invitare sostanzialmente l'operatore economico uscente o l'operatore economico sostanzialmente che era stato invitato nelle procedure precedenti. E quindi questo è già una modifica rispetto a quelle che sono le linee guida praticamente dell'ANAC che vi dicevo prima.
Poi, in particolare, sostanzialmente nella cosiddetta relazione del Consiglio di Stato che ha accompagnato appunto il nuovo testo normativo, in continuità, quindi cioè, non è che le linee guida sono state totalmente disattese, però sono cambiate alcune impostazioni che sono contenute in questo articolato, nuovo articolato che è stato introdotto praticamente all'interno del nuovo codice, che ha modificato appunto e ha spiegato il motivo per cui la rotazione degli inviti è comunque necessaria perché deve comunque garantire sostanzialmente quella che è la libera concorrenza e sostanzialmente possa consentire che ci sia comunque la possibilità di appunto fare una rotazione degli operatori economici, quindi ed evitare che si creino comunque delle aspettative o comunque dall'operatore uscente che potrebbero, come dire, far sì che sostanzialmente la commessa o comunque il servizio che deve essere svolto non venga svolto secondo le aspettative della stazione appaltante. L'altro aspetto è che non prescrive il principio di rotazione che comporta il divieto all'invito per procedure dirette di assegnazione degli appalti del contratto, perché quindi spiega la motivazione per cui viene vietato e poi vedremo nel dettaglio che ci sono comunque delle deroghe per cui non debba essere invitato l'operatore uscente. E sì, c'è questa modifica che secondo me è significativa rispetto alle precedenti linee guida, che era quello che vi dicevo sostanzialmente prima, è che comunque in questo principio di rotazione non si applica più a quegli operatori economici che sono stati invitati, ma che non si sono aggiudicati la commessa. Ed è appunto sempre nella relazione viene specificato che praticamente questo discorso di escludere, cioè di ammettere, scusate, non di escludere, che l'operatore che è stato precedentemente invitato sia invitato in un'altra procedura, perché comunque questo, qualora non si verificasse, non è neanche giustificato, perché comunque questo comporterebbe, una, come dire, una violazione del principio della concorrenza, per cui, non è giustificato il fatto che si escluda se lui ha partecipato, ma che poi non sia risultato aggiudicatario. Quindi questo principio è stato anche motivato nella redazione perché sono state introdotte queste modificazioni. E comunque ci sono sostanzialmente appunto in questa nuova disposizione, ci sono le cosiddette deroghe che poi vedremo nello specifico, per cui consentono di poter comunque assegnare, qualora non ci siano delle condizioni di mercato particolari, quando non ci siano delle effettive alternative, la possibilità di, come dire, procedere in affidamento diretto con l'operatore economico uscente, naturalmente a condizione che questo operatore economico abbia comunque, come dire, eseguito a regola d'arte quella che è la commessa precedente. Luciana, Poi scusami un attimo, scusa l'interruzione. Ci scrivono in chat una domanda che vuole essere una precisazione, nel senso che ti chiedono se alla slide 4, quindi alle precedenti, all'articolo 141, ambito e norme applicabili, non richiami per i settori speciali l'articolo 49. Chiedono, è una dimenticanza o è voluto? No, nel senso non è che non è voluto sostanzialmente, perché l'articolo 49 poi lo analizziamo nel dettaglio sostanzialmente. Qui ho soltanto fatto quella che è
una carrellata su quello che è le indicazioni, quindi un raffronto su quelle che sono le indicazioni del nuovo codice, la relazione del nuovo codice, e poi entreremo nel dettaglio più avanti. Quindi questo è, come dire, un'introduzione di quello che poi andremo a trattare nello specifico successivamente, ok? Benissimo, ti ringrazio per la precisazione, grazie. Ecco, poi vi ho fatto sostanzialmente anche, vi ho riportato quelli che erano sostanzialmente la pregressa disciplina delle linee guida 4, che erano quelle che sono state emanate nel 2016, poi sono state aggiornate nel 2018. In particolare, sostanzialmente, al punto 3.6 delle linee guida 4 e 3.7, relativamente con il riferimento diciamo, all'applicazione del principio di rotazione, immediatamente, cioè quello che si sosteneva appunto in questo articolato, che non era possibile procedere per affidamento diretto allo stesso, diciamo, operatore economico per due affidamenti consecutivi se si trattava sostanzialmente dello stesso settore merceologico nella stessa categoria dei lavori oppure dei servizi. E comunque il principio di rotazione non può essere riferito sostanzialmente agli affidamenti agli operatori economici negli ultimi 3 anni solari. Quindi questa era una delle prescrizioni che era stata introdotta sostanzialmente, che era quella vigente con il 50, e il punto 3.7 non escludeva l'applicazione del principio di rotazione solo nei casi in cui il contraente uscente avesse comunque un carattere, come dire, eccezionale, quindi l'affidamento nei confronti del contraente aveva un carattere eccezionale, specifico, particolare, e era comunque tutta questa, diciamo, valutazione doveva essere comunque motivata, adeguatamente motivata sostanzialmente all'interno degli atti di affidamento, quindi nelle valutazioni degli atti di affidamento. Ecco, comunque la motivazione è sempre stata e a tuttora è comunque un elemento in cui debba essere sempre contenuto negli atti di affidamento. Quali sono i principi e la ratio praticamente del principio di rotazione? Quindi ci sono comunque delle sentenze del Consiglio di Stato negli anni precedenti, per cui io ve le ho citate per insomma capire quali sono state sostanzialmente le motivazioni che hanno portato alla costruzione di questo articolo del principio di rotazione. Per cui intanto questa sentenza del 2020 che sosteneva che il principio di rotazione costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta dall'amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata. Quindi questo era il motivo per cui è stata fatta questa prima, una delle sentenze. La sentenza invece del 2019 diceva appunto che io adesso naturalmente, come vedete, vi ho evidenziato solo i punti più salienti. Vi è infatti l'obiettivo di evitare la formazione della rendita di posizione che persegue l'effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio o del lavoro, consentendo all'amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio. Quindi quello che vi dicevo prima, se affido sempre al medesimo operatore, diciamo che la situazione un po' si incancrenisce, per cui magari non ho più l'obiettivo, perché c'è una. È vero che c'è l'operatore che fa lo stesso servizio, ha come dire, una corretta conoscenza quindi, del prodotto, del lavoro che deve fare, quant'altro, però è anche vero che sostanzialmente potrebbe, dopo tanto tempo che si fa lo stesso servizio, lo stesso mestiere, magari la qualità non è più quella che mi fa avere il servizio o comunque
lavoro nelle migliori condizioni. Diciamo che forse questa è una norma che si applica un po' di più per quanto riguarda i servizi, perché per quanto riguarda i lavori, comunque ci sono delle regole sulle costruzioni che regolano un po' questo discorso di ottenere la miglior commessa. Aspetto non di poco conto che secondo me è uno delle, secondo me, dei fondamentali, delle motivazioni per cui molto spesso si derogava al principio quindi di rotazione già prima, come vi dicevo, con un'adeguata motivazione. Parlo con riferimento agli appalti dei servizi sociali, perché comunque i servizi sociali sono comunque dei servizi particolari, sono dei servizi che, specialmente quelli alla tutela della persona, che gli operatori, diciamo, economici che fanno questo tipo di servizio, si instaura anche un rapporto nei confronti dell'utenza particolare, per cui adeguatamente, specificatamente motivata, comunque la deroga per questo tipo di servizio già esisteva precedentemente. Sempre una sentenza del Consiglio di Stato del 2019 che diceva appunto il principio di rotazione già nella fase degli inviti ha lo scopo di evitare che il gestore uscente, forse della conoscenza della commessa da realizzare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici. Quindi ecco il motivo per cui quindi questi principi sostanzialmente che hanno la ratio sostanzialmente che ha poi costruito, fatto sì che si costruisse sostanzialmente il principio di rotazione secondo la nuova disposizione normativa. Luciana, se posso, c'è un'altra domanda da parte di una partecipante che chiede: nell'applicare questo principio bisogna tenere presente degli affidamenti fatti da tutto un ente comune o ciascun settore fa riferimento ai propri affidamenti fatti? Sicuramente fa fede il settore che affida, perché non è che, perché comunque poi vedremo nello specifico, cioè la tipologia, il servizio che viene fatto, il lavoro che deve essere svolto, la fornitura che deve essere svolta, cioè l'importante è che non abbiano le medesime, cioè che sia fatto dallo stesso ente, ma che non abbia lo stesso, come dire, oggetto della fornitura, oggetto del lavoro, cioè ci deve essere proprio una tabella merceologica diversa. Cioè, vi faccio l'esempio: se il mio comune deve comprare le penne, cioè le penne le usano tutti gli uffici, quindi questo sarà un appalto unico, che ci sarà un ufficio che lo fa, cioè non ci sarà tutti gli uffici che fanno l'acquisto delle penne. Adesso ho fatto un esempio alla fornitura, quindi il principio di rotazione lo si applica, non c'è bisogno, nel senso che a parte che bisogna vedere anche l'importo della fornitura e quant'altro, però questo discorso qua, i servizi che vengono fatti, la mensa scolastica, per esempio, ci sarà sempre lo stesso ufficio che fa, che è l'ufficio scuole che fa la mensa scolastica, quindi non ci sarà un altro ufficio nell'ente, quindi a mio avviso, il principio lo deve applicare il RUP, che è colui che governa poi tutta la procedura, e quindi deve lui sapere che può essere il RUP di un servizio, come può essere il RUP di un altro servizio. Però diciamo che le tabelle merceologiche, comunque le categorie dei lavori, sono comunque insite per ogni settore, quindi è difficile che si verifichi un principio di rotazione in questo senso. E quando si applicano appunto le nuove regole a procedura semplificata, quindi abbiamo detto il 1 aprile entra in vigore la vigenza della norma, il 1 di luglio l'operatività e il 1 di gennaio la digitalizzazione degli appalti. Quindi dal 1 di luglio sostanzialmente sono cambiate tutte le procedure, si fanno secondo il nuovo codice. E sono cambiati anche gli importi, quindi gli importi se possono essere fatti dalla stazione appaltante o non dalla stazione, o dalla centrale di committenza. È cambiato dal 1 luglio la questione sostanzialmente delle procedure di appalto per la vigenza per gli appalti PNR e della transitorietà
ancora per gli appalti che riguardano il PNRR. Entro il 1° luglio è entrato in vigore la prequalificazione delle stazioni appaltanti, quindi tutti i lavori che superano i 500 lavori superiori a 500.000 euro devono essere fatti tramite la centrale di committenza o deve essere, la stazione appaltante deve essere qualificata. Per il servizio oltre 140, per il PNR, tutti devono passare tramite la centralizzazione. Dal 1° gennaio 2024 andrà in vigore tutta la partita della digitalizzazione degli appalti, quindi delle procedure di appalto, delle procedure telematiche, della gestione proprio vera e propria di tutte le fasi dalla programmazione alla pubblicazione che devono essere pubblicate, insomma, tutta una materia. In divenire a breve di quelle che sono quello che cambia nella partita della digitalizzazione della contrattualistica pubblica. Quindi poi abbiamo sostanzialmente la pubblicazione, voi sapete che è stata pubblicata, ed è stato praticamente ripubblicato con un supplemento il 13 aprile, del 2023. Adesso andiamo proprio a vedere nel dettaglio quello che dice sostanzialmente l'articolo 49, che è appunto questo articolo che è stato, scritto all'interno ed è contenuto nel codice dei contratti pubblici, ed è gli affidamenti di cui la presente parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento, l'aggiudicazione e l'appalto al contraente uscente nei casi di due consecutivi affidamenti che abbiano per oggetto una commessa rientrante, quello che vi dicevo prima, nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opera, oppure nello stesso settore di servizi. Quindi qua trovate la risposta che il principio di rotazione è vietato quando ci sono queste caratteristiche. Quindi il discorso che si diceva settore, stazione appaltante, qui avete la risposta alla domanda precedentemente. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. Tale divieto di affidamento di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascun lotto fatto previsto dai commi 4, 5 e 6. In casi motivati con riferimento alla struttura di mercato, all'effettiva assenza di alternative, nonché accurata esecuzione del presente contratto uscente, può essere individuato quale affidatario diretto. Allora, il 4, il 5 e il 6 sono sostanzialmente le deroghe, quindi poi lo vedremo diciamo, sono i commi dell'articolo 49 che vi consentono le deroghe. Per i contratti sostanzialmente di cui all'articolo 50 le stazioni appaltanti applicano il principio di rotazione, e anche qua poi vediamo quali sono l'articolo CDE dell'articolo 50, senza porre limite al numero degli operatori. Quindi quando si fanno le procedure ordinarie non si applica il principio di rotazione, perché o si fanno le RDO aperte, perché tutto non c'è stato sostanzialmente, come dire, una preclusione dei partecipanti alla procedura di gara. È possibile derogare l'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti inferiori a 5.000 euro. Quindi questo è sostanzialmente quello che prevede l'articolo diciamo, l'articolo del principio di rotazione. Il principio di rotazione è sempre disposto in ambito degli appalti pubblici, perché comunque è di difficile applicazione. Mi viene da pensare che il principio di rotazione, specialmente nei piccoli comuni, molto spesso, dico anche nei piccoli comuni montani, il principio di rotazione era effettivamente un problema, perché, faccio un esempio, il principio di rotazione della mensa scolastica era un principio che diventava difficile, perché in alcuni comuni il trasportato non si poteva fare, io avevo comuni montani, quindi dovevi sostanzialmente fare una convenzione con il ristorante sul posto che portasse sostanzialmente il pasto ai bambini delle scuole, perché magari avevi la scuola primaria, sostanzialmente dovevi dare il servizio mensa.
e non avevi nessuno perché magari il posto più vicino era 50 km, per cui anche se facevano il trasportato ne andava, come dire, del... Per esempio, questo era un esempio che comunque il principio di rotazione in alcune situazioni, per cui anche lì si faceva una motivata, nella fase di affidamento si faceva sostanzialmente una motivata, adeguata motivazione, e per cui il servizio veniva fatto in un certo modo. Ecco, per cui per dirvi un esempio, perché il principio di rotazione è molto discusso e comunque negli ambiti pubblici ha comunque negli anni creato problematiche. Nasce per quale motivo? Vabbè, intanto per il discorso della libera concorrenza nelle procedure di gara e fare in modo che sostanzialmente l'operatore economico, che l'ente abbia un ottimo servizio, un ottimo lavoro, un ottimo, riesca a realizzare un ottimo investimento, ma che l'operatore economico non possa, come dire, monopolizzare gli affidamenti, quindi diventare, quindi, cercare di salvaguardare anche la risorsa sul territorio e la partecipazione sostanzialmente alle micro e piccole imprese. Il principio di rotazione consente appunto l'alternanza della giudicazione, quindi questo appunto è importante. E qui, come vi dicevo prima, non è che fosse vietato appunto l'affidamento, già col 50 l'affidamento sostanzialmente all'operatore economico uscente, purché motivato e per effettive e specifiche, come dire, situazioni che si verificavano, per cui era assolutamente impensabile, impercorribile applicare il principio di rotazione. L'altro elemento sostanziale che abbiamo visto, se ne è parlato sostanzialmente nella relazione del codice, appunto quello di aver liberalizzato gli affidamenti non all'uscente, ma lasciando libero gli operatori economici che erano stati invitati ma non erano risultati aggiudicatori. Quindi poi vabbè, vi ho messo questo, come dire, alert che dice da ricordare che ci sarà comunque un periodo transitorio durante il quale alcune disposizioni 50-2006 ci sovrapporeranno al 36, per questo potrebbero creare dubbi nell'applicazione della corretta procedura. Ora, quando prima vi dicevo bisogna sostanzialmente che ci dotiamo di regolamenti che ci aiutano in questo senso, e danno delle indicazioni, è perché appunto è importante, come dire, avere delle indicazioni che possono, cioè, se noi abbiamo il cosiddetto regolamento degli affidamenti diretti, degli affidamenti sotto soglia, con tutta una serie di regole che vanno comunque a disciplinare quelle che sono gli aspetti appunto dell'ente, che possono essere l'applicazione del principio di rotazione, la modalità di reperimento degli operatori economici, tutta la partita delle manifestazioni di interesse, tutta la partita degli affidamenti sotto soglia con risvolto sull'interesse transfrontaliero. Quindi, a mio avviso, è vero che c'è questo periodo di transitorio, però se si fa un regolamento, comunque si danno delle indicazioni all'interno di ogni singola stazione appaltante su quelle che possono essere l'operatività dei responsabili giudici dei procedimenti, sia nelle piccole strutture dove magari c'è una persona, ci sono due funzionari, tre, insomma, le piccole medie enti, ma anche sostanzialmente nelle grandi strutture, perché appunto, come si diceva prima, il principio di rotazione, le tabelle merceologiche, cioè è comunque un'indicazione che può essere utile a tutti i responsabili dei servizi, dirigenti di area, in modo che tutti hanno un'indicazione per quanto riguarda il sottosoglia, come ci si debba comportare per affidare questo tipo di appalti. Luciana, ci sono delle domande inerenti all'argomento che stai trattando. Se posso, ti leggo alcune di queste. Allora, la prima dice: quindi potrei affidare alla ditta A, poi alla ditta B e poi alla A nuovamente, o la ditta A deve rimanere ferma due volte? Io
Dipende, allora questo discorso qua è un esempio specifico che dipende appunto dal tipo di, intanto dalla fascia economica, dalla tabella merceologica, quindi bisogna vedere nello specifico cosa si tratta. Però anche qua io poi vi ho esplicato alcune, come dire, info su quelle che sono le fasce economiche, su quello che sono le suddivisioni in lotti, su questa cosa qua. Magari su questa ci ritorniamo alle fine dell'esposizione se ci sono dei dubbi su questa parte che poi io comunque sono andata ad esaminare nel dettaglio. Perché così mi diventa difficile senza un esempio concreto, non sapendo quant'è la commessa, quant'è l'importo della commessa, perché faccio un esempio, se fosse una commessa che è inferiore ai 5.000 euro, questa problematica non esiste, perché c'è già una deroga che ti dice che fino a 5.000 euro tu il principio di rotazione non lo devi applicare. Scrivono stesso settore merceologico e importi sotto i 20.000 euro. Sono importi sotto i 20.000 euro, per cui allora, stessa, quindi abbiamo detto, scusa, hai detto stessa categoria merceologica? Sì. E quindi intanto bisogna capire come è stata fatta l'affidamento primario, nel senso è stata fatta una RDO aperta o è stata fatta una manifestazione di interesse e poi sono stati invitati? E quindi capire questo discorso qua. Supera i 5.000 euro, quindi non può essere fatto l'affidamento diretto. Sono state fatte delle valutazioni, cioè è come dire, un servizio esclusivo della stessa. Ci sono degli elementi per cui mi dicono che proprio solo quell'operatore economico lì può fare questo tipo di servizio, di questa fornitura. Cioè ci sono tutta una serie di elementi da valutare sui principi sia soggettivi che oggettivi di questo affidamento. Un'altra domanda dice: ma se in una procedura, un attimo che mi scorro le domande, ma se in una procedura ordinaria si presenta un operatore economico già affidatario del servizio che continua ad avere le caratteristiche, No, allora, per vedersi? ti fermo subito. Sì. Una procedura ordinaria è una procedura aperta. Quindi se si presenta l'operatore uscente e la vince, non hai questo problema, non c'è un principio di rotazione perché tu hai fatto una procedura ordinaria, per cui hai aperto il mercato a tutti, tutti potevano partecipare, se l'è aggiudicato chi ha fatto le condizioni migliori. Quindi in caso di procedura ordinaria, il problema non sussiste, non c'è l'obbligo di applicare e lo diremo a meno che non sia, e che non siano, come dire, appalti che abbiano interesse transfrontaliero, ok? Ok, un'altra dice: ho affidato un servizio a seguito di pubblicazione, avviso di manifestazione di interesse senza limitazioni al numero di inviti. Posso fare affidamento diretto alla ditta uscente? Importo affidamento 10.000 euro. Sì, però se io ho fatto una manifestazione di interesse e poi ho invitato tutti, allora sostanzialmente se le ho fatto comunque una procedura di gara, se le ha aggiudicato praticamente l'uscente, ma perché aveva fatto le condizioni migliori, per cui a quel punto il problema non sussiste. E altra questione che mi veniva in mente, sì, dovrebbe essere insomma. Stavo ragionando allora, fatto procedura, manifestazione di interesse. Avete invitato tutti quelli che hanno fatto parte, quindi si è aggiudicato questa. Ma era una manifestazione di interesse o era un'indagine di mercato? Perché cambia la differenza, eh? Cioè, c'è differenza. Cioè, se io ho fatto un'indagine di mercato e l'operatore uscente è quello che mi ha fatto le condizioni migliori, io Dicono motivato manifestazione di interesse. esatto, per cui se la manifestazione di interesse io ho invitato tutto e quelle sono state le condizioni, ho invitato anche l'operatore uscente perché li ho invitati tutti, a quel punto adesso bisogna anche vedere il tipo di importo, ecco, stiamo solo attenti anche lì, se insomma, il tipo di importo. Ok, ce ne sono altre, ma andiamo un po' avanti e poi riprendiamo il discorso. Grazie. E magari a volte poi ci sono degli argomenti che li trattiamo, per cui il Certo. principio di rotazione che cos'è?
Allora, il principio di rotazione è ispirato al rispetto della concorrenza e del favore della partecipazione tra piccole e medie imprese, che attiene la procedura di affidamento per i sottosoglia. È uno strumento regolamentare per una consistente quota degli affidamenti pubblici, anche perché comunque il sottosoglia, come vedete sotto, io vi ho riportato le soglie, insomma. Non è che gli importi siano così contenuti sostanzialmente, per cui diciamo che il principio è comunque va applicato perché gli importi sono di una certa consistenza. Per gli affidamenti sotto soglia ci riferisce a quegli affidamenti che avendo un valore più basso rispetto alle soglie di rilevanza europea, che sono quelle che sono fissate dalla Commissione UE, non sono soggette all'applicazione delle regole ordinarie dell'evidenza pubblica, quindi le procedure ordinarie che non sono soggette comunque all'applicazione delle regole ordinarie dell'evidenza pubblica. Le procedure sotto soglia sono quelle indicate all'articolo 48-55, e per cui sono per i lavori pubblici 5.382, per gli appalti di servizi e forniture 215 per quanto riguarda le amministrazioni subcentrale difesa e 140 per le amministrazioni e 750 per i servizi sociali ed assimilati, che sono quelli servizi che erano contenuti nell'allegato 12 del precedente codice, che comunque sono gli stessi, che sono i servizi sociali, la mensa scolastica, e insomma i servizi pre-post scuola, insomma queste cose qua. Cioè, io vi faccio sempre riferimento a quelli che sono sostanzialmente i servizi legati agli enti comunali e anche per quanto riguarda eventualmente il consorzio di servizi sociali, perché mi occupo appunto di procedure di gara anche di questi enti. Il principio di rotazione dal punto di vista soggettivo si sostanzia per gli affidamenti diretti, divieto di subannuovo allo stesso operatore, e le procedure negoziate, divieto di invitare alla procedura il precedente affidatario, perché appunto, come ci siamo detti prima, l'affidamento diretto all'operatore uscente solo se sostanzialmente si tratta di appalti inferiori ai 5.000 euro, e nelle procedure negoziate non un affidamento sostanzialmente all'operatore uscente, ma eventualmente applicando il discorso dei soggetti che sono stati invitati precedentemente ma che non sono risultati aggiudicatari. Il principio di rotazione dal punto di vista oggettivo si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente, quindi qual è, o in caso di due affidamenti consecutivi che abbiano comunque ad oggetto la stessa commessa, che riguarda lo stesso settore merceologico, la stessa categoria d'opera e lo stesso se settore di servizi. Quindi questi sono, dal punto di vista oggettivo, le valutazioni che devono essere fatte nel momento in cui ci sediamo lì e abbiamo un servizio in scadenza, e dobbiamo applicarlo, cioè dobbiamo valutare se applicare o meno, diciamo, il principio di rotazione. Quindi questi sono gli elementi che devono essere valutati dal responsabile unico del progetto nel momento in cui deve fare un affidamento, quindi deve approvare sostanzialmente, ha approvato un capitolato speciale d'appalto per fare, ha approvato un progetto nel caso di opera pubblica o comunque un capitolato appunto speciale per quanto riguarda servizi e forniture, e a quel punto deve avviare le procedure, quindi anche valutare dal punto di vista economico. Altro aspetto che il principio di rotazione si applica, abbiamo detto, agli appalti sotto soglia che non presentano sostanzialmente, che non rivestono un interesse transfrontaliero, perché questo deve dare sostanzialmente allo scopo di bilanciare il principio della massima concorrenza.
Quindi, per quanto riguarda per gli affidamenti diretti e alle procedure negoziate senza bando. Allora, il principio del interesse transfrontaliero. Allora, che cos'è il principio di interesse transfrontaliero? Allora, tutte le volte che io devo fare un affidamento sotto soglia, io in qualità di responsabile unico del progetto di quella commessa, di quel servizio, di quella, devo verificare e devo motivare nella determina contraria o nella determina di affidamento che ho fatto la verifica dal punto di vista dell'interesse transfrontaliero. Quindi vuol dire, intanto devo analizzare che l'ubicazione dei lavori sia in una zona in cui non ci sia l'interesse da parte di operatori esteri. Quindi questo è uno degli aspetti che vi dico che è una valutazione che deve essere fatta, perché comunque perlomeno in tutte le regioni, io sono del Piemonte, quindi nelle regioni che sono praticamente i territori transfrontalieri, quindi abbiamo delle zone che sono a confine con paesi della Comunità Europea. Comunque una valutazione bisogna farla, se ci sono, c'è possibilità che ci sia interesse ad attrarre praticamente un operatore estero. Dal punto di vista giuridico, sostanzialmente poi ci sono, vi do anche qualche indicazione di alcune sentenze che vengono date, che sono state fatte. Per quanto riguarda appunto l'applicazione del principio transfrontaliero, è comunque che deve essere intanto valutato l'interesse transfrontaliero, oltre a capire diciamo, la localizzazione che abbiamo detto prima per attrarre sostanzialmente operatori esteri, deve essere bisogna vedere qual è il suo valore stimato in relazione alla propria tecnicità e alla sostanzialmente appunto allora importo, relazione caratteristiche tecniche della commessa e ubicazione di dove deve essere fatta questa commessa, appunto nel rispetto dell'interesse dell'operatore estero. L'interesse quindi transfrontaliero si verifica sempre quando praticamente dobbiamo fare questo tipo di valutazione tenendo conto appunto delle caratteristiche proprie dell'appalto. Dobbiamo fare appunto questi tre tipi di valutazione. Quanto importa questo dal punto di vista economico questo intervento? Il luogo. Quindi sono in una zona dove c'è interesse transfrontaliero? Magari Piemonte, può essere che insomma alcune zone del Piemonte abbiano comunque le caratteristiche. Questa caratteristica del mio appalto, la caratteristica tecnica, è un settore specifico in cui all'estero ci potrebbe essere un particolare operatore economico che ha sostanzialmente un interesse, quindi c'è, per esempio, io vi dico, nel caso dei lavori, le categorie dei lavori, cioè gli operatori economici possono essere in Italia, come possono essere in Francia, come possono essere nelle zone di confine, sostanzialmente. Per cui, a questo punto, importante è appunto capire quale sia. Quale possa essere l'interesse di un operatore estero. Naturalmente, questa cosa, appunto, lo ribadisco perché è importante. Comunque, in tutti gli atti di determina contraria degli affidamenti diretti e negli affidamenti sostanzialmente a procedure negoziate, previa o senza pubblicazione della lettera di invito, dovete motivare, eh? Comunque dovete dare atto, il RUP deve dare atto, oltre alla senza il conflitto di interesse, tutta una serie di questioni a cui siamo sottoposti a dichiarare, deve anche dare le motivazioni per cui ha fatto una valutazione che ha deciso sostanzialmente che non c'è
interesse transfrontaliero, certo, ok? Quindi questo è importante. Ci sono, c'è una sentenza della Corte di Giustizia del 2008 che è la sentenza 147-2006 che appunto spetta, definisce, indica, diciamo, in questa sentenza che spetta in linea di principio all'amministrazione aggiudicatrice interessata a valutare prima di definire le condizioni del bando di appalto l'eventuale interesse transfrontaliero. Ok? Quindi c'è anche una sentenza della Corte di Costituzionale che dice appunto questo discorso dell'interesse transfrontaliero. Questo aspetto come dire, segnalarvelo perché comunque è un elemento che deve essere assolutamente evidenziato appunto negli atti della determina a contrarre, ma come vedete questo discorso è già stato introdotto con una sentenza del Consiglio di Stato che dice, della Cassazione del 2008 che dice l'interesse transfrontaliero comunque lo dovete già valutare nella stesura del capitolato speciale di appalto, quindi nelle fasi di predisposizione del bando di gara. Gli affidamenti sotto soglia, quindi vi ho riportato sostanzialmente quelli che sono sostanzialmente previsti come appalti sotto soglia. Quindi gli importi, poi vi ho riportato sostanzialmente giusto così uno schemino che mi dice che allora, intanto per i servizi e forniture, i servizi di ingegneria e di architettura inferiori affidamento diretto inferiori a 139.999 e per i lavori inferiori a 150.000 euro. Ecco. Altro aspetto, quando vi dicevo nei regolamenti che devono essere dati sostanzialmente ai responsabili di progetto, ma anche che possono essere emanati comunque come atto di indirizzo regolamentare della stazione appaltante, questo discorso di normare, va bene, il principio di rotazione, anche tutta la partita degli affidamenti diretti, tutta la partita della contrattualistica, perché voi sapete che comunque anche adesso sono state inserite col nuovo codice, con delle disposizioni, tutte quelle che sono i costi per i contratti, le modalità di procedura di stesura dei contratti, eccetera. Quindi anche in questo regolamento, bisogna andare a specificare anche le modalità di individuazione dell'affidamento diretto, perché altrimenti io che sono, è vero che sono il responsabile unico del procedimento, devo fare un affidamento diretto e io vi dico sinceramente che io l'affidamento diretto non lo faccio per gli importi fino a 150.000, cioè io comunque per far sì che ci sia concorrenza, per far sì che ci sia comunque un'economicità della procedura, comunque tutto ciò che supera i 40.000 euro di lavori, io faccio comunque la procedura, faccio magari faccio un'indagine di mercato, l'indagine di mercato la faccio più per quanto riguarda gli servizi. Per quanto riguarda invece i lavori, solitamente faccio una RDO invitando magari tre operatori economici, due operatori economici e quant'altro. E naturalmente bisogna avere, come dire, l'albo fornitori o comunque qualche elemento in più, qualche, diciamo, regolamento all'interno della propria stazione dove magari ha individuato questo albo fornitori. E ho una serie di indicazioni per capire come mi devo comportare per fare l'affidamento diretto. Poi abbiamo la procedura negoziata con almeno 5 operatori per quanto riguarda i servizi e forniture sopra i 140.000 e fino alla soglia comunitaria. E poi di lavori tra 150 e 1 milione di euro, mentre per quanto riguarda i lavori sopra il milione di euro sostanzialmente sono procedure negoziate con 10 operatori economici. Questo è un po' un piccolo schema per ricordare quali sono
gli importi, diciamo, che governano le procedure, gli articoli che riguardano sostanzialmente gli affidamenti sotto soglia sono comunque gli articoli 48 e 55 del nuovo codice e ci sono due allegati che sono l'allegato 2.1 e l'allegato 2.2 che sono quelli che riguardano intanto il primo l'elenco degli operatori, le indagini, come si svolgono le indagini di mercato, per cui questi già vi danno delle indicazioni su come si possono svolgere le indagini di mercato, come si fanno l'elenco dei fornitori, eccetera, perché poi diventa sostanzialmente un atto proprio dell'ente, magari con un regolamento che sicuramente non è in contrasto, che magari può dare degli elementi, quello che vi dicevo prima, no? Nel senso che può dare degli elementi sul tipo di affidamento, sulle fasce economiche e quant'altro. E poi il metodo del calcolo della soglia di anomalia, perché voi sapete che adesso comunque il metodo del calcolo dell'anomalia deve essere individuato prima sostanzialmente nel momento in cui si fa il bando di gara e quindi si fa il disciplinare di gara. Quindi questi poi, quello che vi dicevo prima, queste sono le, per quanto riguarda il sottosoglia, insomma, e quant'altro. Il principio di rotazione, quindi per gli appalti sotto soglia, e quindi quello che vi dicevo prima, il comma 2 è quello nello specifico che vieta l'affidamento diretto all'aggiudicazione nel caso in cui il contraente appunto non sia il contraente sia stato individuato con una procedura sostanzialmente ordinaria, comunque precedentemente entrato con un'indagine di mercato, con un affidamento diretto per due casi consecutivi e che abbiano oggetto la stessa, quindi quel discorso che vi dicevo prima, lo stesso settore merceologica, la stessa categoria d'opera, oppure per quanto riguarda i servizi. L'ambito, il comma 3, è quello che definisce il principio di rotazione per quanto riguarda gli affidamenti per fasce economiche. E quindi le fasce economiche per cui vengono stabiliti sostanzialmente i criteri di aggiudicazione. Ad esempio, vi ho fatto un esempio che era il servizio mensa, il servizio di trasporto, cioè non è che posso suddivido in fasce economiche e poi chi risulta aggiudicatario di una fascia sostanzialmente può ottenere successivamente l'affidamento per la seconda fascia, cioè io posso solo sostanzialmente affidarlo qualora la rotazione si applica quando riguardano effettivamente la stessa fascia di importo economico. Ecco. La mensa è uno di quei servizi che sostanzialmente io vi dico sinceramente, o si fa un appalto unico con dei lotti diversi come anche il trasporto, però eviterei di fare sostanzialmente una, perché dobbiamo stare attenti anche alla suddivisione artificiosa in lotti o comunque in questo caso la fascia economica solitamente è comunque un lotto attuativo, per cui stiamo attenti perché qui è vero che c'è il discorso del principio di rotazione, fasce economiche, ma c'è anche il principio che non bisogna sostanzialmente suddividere, fare una suddivisione artificiosa in lotti. Della commessa, allora, in casi motivati, quindi quello che vi dicevo prima, con riferimento alla struttura di mercato, l'effettiva assenza di alternative, è possibile affidare al contraente uscente, però, o essere individuato come affidatario diretto, però anche qua deve essere adeguatamente e specificatamente motivato, per cui insomma, poi andremo a vedere nello specifico quelle che sono le deroghe.
Quindi, come vi dicevo, 4, 5, 6 commi sono comunque i commi che riguardano le deroghe per quanto riguarda l'applicazione del principio di rotazione e dice, in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato, l'effettiva assenza di alternative, anche in caso di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere rinviato o può essere individuato come affidatario diretto. Quel discorso che vi facevo prima, quell'esempio che vi facevo prima della mensa in un comune montano dove sostanzialmente c'è questa problematica, nel dettaglio prevede tre casi in cui può essere invitato, quindi con riferimento alla struttura del mercato, quindi non ho operatori che mi fanno quel servizio o quella commessa sul territorio, l'effettiva assenza di alternative possibili, accurata esecuzione del contratto precedente. Quindi queste sostanzialmente, ecco, queste condizioni le aveva comunque già introdotte il principio, praticamente, scusate, non il principio, ma le linee guida 4, sostanzialmente, che comunque le motivazioni c'erano comunque, se per l'impossibilità del mercato, le eventuali alternative, c'era già questa possibilità, che era quella che appunto vi facevo l'esempio dell'appalto mensa del Comune Montano, dove c'era questa possibilità di avere l'operatore economico. Ecco, quello che vi dico è che sicuramente questo discorso qui si applica sostanzialmente sui servizi e eventualmente che non ci sono possibilità, ma sul discorso delle forniture e dei lavori diventa difficile dire che la struttura del mercato non trova un operatore, cioè anche l'adeguata motivazione deve essere specificata, deve essere comunque valutata correttamente. Non è che possa essere, dice, no, ho valutato, sul mercato non c'è chi può fare quei lavori, cioè, a meno che non sia categorie specialistiche, insomma. Però una OG3 alle opere stradali, una OG1, mi diventa difficile dire, no, non ci sono operatori sul territorio, non c'è interesse transfrontaliero e quant'altro. Ecco, quindi anche lì, come si dice, maneggiare con cura questa deroga. La deroga. Ti posso interrompere un attimo? Allora, ti chiedono se puoi rispiegare i criteri in base ai quali devono fare la valutazione sulla sussistenza o meno dell'interesse transfrontaliere certo. Allora, i criteri per fare la valutazione, diciamo, dell'interesse transfrontaliero principalmente sono tre. Uno è il valore economico, ok? Il valore economico. Il secondo è la specifica tecnica di quella tipologia, diciamo, di commessa e l'ubicazione dei lavori, ok? Questi sono i tre elementi, quindi importanza economica, luogo di esecuzione, caratteristiche tecniche della commessa, ok? Quindi importanza economica, quant'è l'importo? È un importo molto contenuto, per cui sostanzialmente non ci può essere l'interesse transfrontaliero, però anche lì l'importo contenuto, che cosa facciamo? Gli importi che riguardano gli affidamenti diretti, anche questa è una valutazione che a mio avviso andrebbe indicata, come dire, nelle buone regole da applicare per l'ente che fa riferimento, cioè che non sia una valutazione che il responsabile del settore tecnico faccia in modo totalmente diverso dalla valutazione che fa il responsabile del settore del servizio, che ne so, dei servizi sociali, del servizio scuole e quant'altro. Quindi questo è un primo aspetto che, quando vi dicevo, l'allegato 1-2, l'allegato 2-2 che dice, scusate, 2-1, perché il 2-2 è quello sulla verifica dell'anomalia, mi dice quali sono i criteri generali, poi magari se c'è un atto di indirizzo dell'ente questo mi aiuta. Il luogo di esecuzione, beh, insomma, credo che il luogo di esecuzione non abbia bisogno di specificazioni, e le caratteristiche tecniche sicuramente quel tipo di commessa, che cosa riguarda? Non lo so, che tipo di servizio, che è un servizio che trovo solo in Italia, che quindi all'estero non viene fatto, per cui quel servizio lì non ha delle caratteristiche tali per cui in un altro stato non viene realizzato.
Quel tipo di lavoro è una lavorazione specialistica che è particolare, che la fa solo e si fa solo in Italia. Se devo praticamente acquisire una fornitura, quel tipo di fornitura è un prodotto che viene solo commercializzato in Italia? Ecco, queste sono secondo me le valutazioni che devono essere fatte per il discorso di capire qual è la motivazione, cioè quali sono le domande che mi devo fare quando, compilando la determina a contrarre, sostengo che ho valutato che non esiste l'interesse transfrontaliero certo. Quindi mi devo fare tre domande. Vabbè, la commessa, insomma, è un appalto di 40.000 euro, 80.000 euro di lavori. Quel tipo di lavoro è un lavoro specifico che non si fa solo in Italia, per cui all'estero quella tipologia di lavorazione non viene fatta o quel tipo di servizio non viene fatto. E infine il luogo, appunto, mi sono già risposta al luogo e alla specifica tecnica di quella commessa. Spero di essere stata chiara. Allora, ripartendo dal comma 5, sostanzialmente la deroga del comma 5, quindi avevamo detto importo dei lavori, quindi senza limite, non si applicano quando l'indagine del mercato è effettuata senza limite di operatori economici. Non si tiene conto del limite imposto dall'articolo 50. Allora, la lettera C è per procedure negoziate senza gara, quindi la C è 5 operatori economici, la D è sostanzialmente 10 operatori economici, mentre per quanto riguarda la E del decreto è praticamente la procedura negoziata per i servizi che riguardano 5 operatori economici, ok? Non prevede limite sul numero dei partecipanti, quindi non si tiene conto appunto di questa cosa quando io nel numero dei partecipanti non ho posto dei limiti, ho fatto una RDO aperta, ho fatto una manifestazione di interesse e ho invitato tutti coloro che hanno chiesto di essere invitati, quindi questo è, diciamo, le deroghe previste dal comma 5. La deroga del comma 6 è quella che vi dicevo prima, che inizialmente era 1.000 euro, che poi è stato con questo articolato è stato portato questo importo di 1.000 euro a 5.000. Perché è stata fatta questa modifica? Sono stati definiti i cosiddetti affidamenti puri. Ed è stata uniformata quella che è il codice dei contratti con le regole che sono state inserite per l'utilizzo dei strumenti di acquisto tramite il mercato elettronico, quindi la piattaforma acquisti in rete della pubblica amministrazione, per cui tenete conto che questo limite è stato, diciamo, elevato a questo importo, perché così automaticamente cioè, è uniformata scusate, la normativa. Tenete conto che questo limite dei 5.000 euro del principio di rotazione aiuta moltissimo i piccoli comuni. Io che ho comuni di due, il più, mio comune più piccolo sono 260 anime. Noi con questo importo qua facciamo 5.000 euro, facciamo già diversi servizi sul territorio all'interno di questo importo, per cui sicuramente dal punto di vista degli affidamenti per i piccoli enti è sicuramente un limite valido, 5.000. La formazione del personale, ecco, gli adempimenti per la stazione appaltante sono diversi. Allora, questo ve l'ho messo come anche qua un alert, perché intanto tenete conto che la formazione del personale, l'atto è la predisposizione di un opportuno atto organizzativo per la gestione del BIM, che sono i modelli di informatizzazione e progettazione informatizzata. Quindi, comunque, questo è vero che per quanto riguarda i BIM entrano in vigore nel 2025,
26 mi pare, o il 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026, in questo momento un vuoto. L'acquisizione di un ambiente di condivisione dei dati di opportuna configurazione dello stesso sistema e la predisposizione dei capitolati informativi della gestione delle offerte e quant'altro. Quindi questa è tutta la parte della digitalizzazione, che alcune parti, anche la predisposizione dei capitolati, la gestione delle offerte, la gestione delle gare. Sapete che poi dal 1 gennaio 2024 cominceranno, cambierà qualcosina anche appunto su tutta la gestione di quello che è il capitolato, cioè la gestione telematica delle procedure di gara. La precedente proposta dell'ANAC, che era quella contenuta nelle linee guida, che la deroga, appunto, vi dicevo, è la sussistenza di particolari condizioni del mercato del settore di riferimento, precedente servizio fornitura regola d'arte, competitività dei prezzi offerti. Ecco, queste erano sostanzialmente delle valutazioni, che, delle deroghe su cui si basavano le indicazioni dell'ANAC. Qual è la differenza rispetto ad allora? La differenza che come dire, è molto sottile, però dovete stare attenti, nel senso che nella nuova formulazione dell'articolo 49 non dice più che la deroga poteva essere basata su uno di quei tre, diciamo, di quei tre aspetti. Adesso dice che debbono coesistere, quindi devono esserci praticamente, c'è un'unica eccezione, che il precedente operatore economico può essere destinatario del medesimo affidamento o dell'invito alla medesima procedura solo se non esistono alternative sul mercato e in caso di accurata esecuzione precedente. Quindi devono coesistere per avere questo tipo di deroga, perché sia legittima. Quindi anche questo aspetto qua è comunque un aspetto di non poco conto, che deve essere valutato nel momento in cui si decide di applicare questo tipo di deroga. Quindi nella motivazione della deroga dovete tener conto che devono essere coesistere queste due, diciamo, due caratteristiche, due criteri, diciamo, oggettivi. La norma, appunto, ci dice che in caso di affidamento praticamente al precedente esecutore, con riferimento alla struttura effettiva delle alternative all'esecuzione del precedente contratto e le procedure negoziate, appunto, il principio di rotazione non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza, quindi, limiti di operatori da invitati. Questo io ve l'avevo già detto, però ve l'ho poi riportato un attimino. Quindi vi dicevo, la RDO aperta, per esempio, che si fa sostanzialmente come dire, sulla piattaforma acquisti in rete, o comunque anche quando si fanno una manifestazione di interesse e quindi sono arrivati 100 operatori, sono stati invitati tutti gli operatori, per cui questo vuol dire che l'indagine di mercato è stata effettuata ad ampio spettro. Allora, mentre qualora la stazione appaltante decidere di, quando fate la manifestazione di interesse, nei criteri di poi dell'individuazione degli operatori economici, mi viene da dire, per quanto riguarda se non si ha l'albo fornitori e si fa una manifestazione di interesse per lavori, servizi, forniture, voi quando fate la manifestazione di interesse, due cose dovete dire. Primo, dovete dire quanti saranno gli operatori invitati, se arriveranno più degli operatori previsti minimi, che sono 5 o 10, a seconda del tipo di procedura, a seconda della fascia economica. Dovete dire, se ne arrivano di più, come li scegliamo? Allora, poi vedremo, l'estrazione non è più casuale, non è più ammessa, è assolutamente vietata. Quindi dovete dire qual è il criterio per cui fate la scelta. E nel momento in cui avete stabilito questo criterio, avete individuato gli operatori da invitare, quindi questo poi vi implica che dovete fare, quindi non avete, come dire, posto uno sbarramento, quindi non è un'operazione
sostanzialmente a 300, io dico a 360, quindi aperta a tutti gli operatori del mercato, quindi qui è assolutamente deve essere fatta poi la rotazione dei soggetti, degli operatori economici. C'è questa sentenza del 2021. Allora, il principio di rotazione che dice è stato affermato che il principio di rotazione delle imprese ad una gara non è applicabile laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure nelle quali la stazione appaltante non opera alcuna limitazione in ordine al numero degli operatori economici tra i quali effettuare la selezione, quindi le procedure ordinarie e quant'altro. E nel caso sottoposto appunto al Consiglio di Stato si riferiva ad un affidamento avvenuto tramite una richiesta di offerta su MEIPA, dove la stazione appaltante avrebbe violato il principio di rotazione avendo disposto l'affidamento in favore del precedente esecutore. Ecco, quindi questo è il motivo per cui vi dicevo questo discorso qua. Per cui quando si fa una procedura di gara, quando costruite il capitolato speciale di appalto, quindi quali sono i due elementi essenziali che devono essere valutati? Il primo è l'interesse transfrontaliero, perché questo già vi cambia sostanzialmente il tipo di gara, perché se c'è l'intervento transfrontaliero, comunque anche per il sottosoglia si applicano le procedure ordinarie. Quindi questo è il primo aspetto. Seconda cosa, oltre valutate la tipologia di commessa e valutate, motivate se ci sono degli elementi per cui dare la deroga e fate comunque sostanzialmente la valutazione della stessa commessa e stabilite quelli che sono i criteri che dovranno essere applicati dopo la manifestazione di interesse per l'individuazione degli operatori economici. Quindi due sono le valutazioni. Se decidete di fare intanto valutate se è un interesse transfrontaliero, per cui cambia subito procedura ordinaria e quindi vi siete tolti sostanzialmente il problema. Se invece non c'è l'interesse transfrontaliero, potete fare delle procedure negoziate, potete fare degli affidamenti diretti che devono essere naturalmente motivati. Se attivate una procedura di manifestazione di interesse, verificate quello che è indicato nell'allegato 2.1 del codice, ma nello stesso tempo verificate se non avete un atto di indirizzo, un atto di indicazione da parte del vostro ente che vi dice come vi dovete comportare per gli affidamenti sotto soglia per questo tipo di principio. Abbiamo poi ancora una sentenza del TAR Toscana, sostanzialmente, che dice che dal punto di vista è stato che il principio di rotazione non è regola preclusiva all'invito del gestore uscente, anche perché questa è abbastanza recente, di gennaio 2023, o al conseguente suo rinnovato affidamento del servizio, senza eccezione, potendo l'amministrazione derogare fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni a cui l'hanno indotta. Da precisare che è da far riferimento nella motivazione, vi ricordate quello che vi dicevo prima, non o l'una o l'altro devono coesistere, al numero eventuale circoscritto e non adeguato degli operatori presenti sul mercato, grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale difficilmente replicabile rispetto al peculiare oggetto e specifiche caratteristiche del mercato di riferimento. Quindi anche questo è un altro elemento che comunque c'è questa sentenza che vi dice come motivare e come applicare il principio di rotazione. Deve reiterare, secondo invece l'articolo sempre nel TAR Toscana, deve ritenersi quindi che una motivazione come quella riportata nel TAR possa essere ritenuta sufficiente al reinvito dell'operatore esecutore uscente solo nel caso in cui non fosse possibile raggiungere nemmeno il numero di operatori economici di cui è richiesto l'operatore, scusate, di cui è richiesto dall'articolo 50 per la procedura negoziata senza bando.
5 o 10 operatori economici, non fosse possibile raggiungere nemmeno, ok? Quindi valutate anche questo tipo di indicazione che vi aiutano nella motivazione. Secondo il TAR, il Consiglio di Stato, appunto, è ormai consolidato che l'orientamento che limita l'applicazione del principio di rotazione degli inviti degli affidamenti alle procedure negoziate, quindi anche questa è un'altra indicazione. La norma quindi impone il principio di rotazione, prefigura una chiara contrapposizione tra le procedure ordinarie aperte e le procedure negoziate. In queste ultime, il principio di rotazione funge da contrappeso rispetto alla facoltà attribuita dall'amministrazione appaltante di individuare operatori economici con i quali contrarre. Questa indicazione già era emersa comunque nella linea guida 4, quando l'amministrazione procede attraverso un avviso pubblico aperto a tutti gli operatori, e quindi la cosiddetta procedura ordinaria, perché siamo fuori da quella che è la procedura negoziata. Quindi questo quanto desumibile dalla pronuncia che vi dicevo appunto del Consiglio di Stato, la procedura di gara non era riconducibile a una procedura ristretta, quindi cioè, non, insomma, c'era questa. Scusate solo un secondo. Ok. Allora, questo, scusate, dove non si applica il principio di rotazione, quindi procedure di tipo aperto, senza il ruolo degli operatori. Quando il soggetto ricade in un settore merceologico a categorie diverso di opere, in cui l'importo sia del nuovo affidamento ricada in una fascia di importo rispetto alla precedente, ok? Quindi queste sono le cosiddette deroghe che abbiamo visto prima. Quali sono le differenze sostanzialmente rispetto al passato? Beh, direi che è abbastanza semplice, quindi qual è? Il Consiglio di Stato ha sostanzialmente adottato il criterio che la prestazione principale o prevalente, che comunque afferma che ricorre l'eccezione alla regola generale di applicabilità del principio di rotazione quando vi sia un concreto e sostanziale alterità qualitativa della prestazione oggetto di affidamento. Quindi questo è un po' quello che ci siamo già detti stamattina, quindi la valutazione di questa cosa. Ecco, le ultime due cose che vi volevo sostanzialmente, vi ho evidenziato, è anche questo articolo 58 relativamente alla suddivisione in lotti, perché comunque la facoltà di suddividere in lotti non deve essere una frammentazione artificiosa, ma deve essere comunque una tipologia di suddivisione che consente comunque la possibilità di avere lotti funzionali che possono essere realizzati, che rispettano tutte le prestazioni, insomma, qualitative e quantitative, ma anche per favorire quelle che sono le piccole e medie imprese, perché è uno degli elementi fondamentali comunque anche del nuovo codice. Quindi la definizione di lotto qualitativo è indefinita praticamente all'articolo 3 nell'allegato 1.1 del codice, quella che è la definizione specifica del lotto quantitativo, inteso nello specifico di appalto di concessione, funzionalmente autonomo da giudicare anche con separata e autonoma procedura definita su base meramente quantitativa, in conformità alle categorie e specializzazioni presenti, in conformità alle diverse fasi successive del progetto, all'adeguata capacità economica e finanziaria delle piccole e medie imprese. Quindi quello è quello che è la definizione di un lotto quantitativo. Quindi che rispetta sostanzialmente quelle che sono le prescrizioni che abbiamo visto all'articolo precedente, cioè sempre l'articolo 58, quindi prestazioni professionali, eccetera, favorimento delle piccole e medie imprese. Quindi comunque questo è un altro degli elementi che vi aiuta a definire qual è un lotto e non ricadere nella frammentazione artificiosa
dell'appalto, quindi quello che vi dicevo appunto, che per quanto riguarda l'allegato 2.1 per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie, allora la procedura che dà avvio con la determina contraria, perché voi sapete che due sono adesso, c'è cioè la determina contraria, quella che praticamente per le procedure negoziate, ma c'è la determina contraria e affidamento, che è l'atto amministrativo che deve essere fatto sostanzialmente per fare l'affidamento diretto. Si chiama determina contraria e affidamento diretto sostanzialmente di questa cosa. Quando vi dicevo la giustificazione e le motivazioni, ecco, questi sono gli elementi essenziali che devono essere: indicazione dell'interesse pubblico, le caratteristiche delle opere oggetto dell'appalto, l'importo stimato dell'affidamento, la copertura contabile, la procedura che si intende eseguire con indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito delle indagini di mercato e la consultazione degli elenchi, i criteri di selezione e sostanzialmente degli operatori economici, delle offerte, il conflitto di interesse e tutta la partita dell'interesse transfrontaliero che dicevo prima. Quindi è vietato fare l'estrazione casuale dalle manifestazioni di interesse, quindi questo è, tenetevelo a mente, perché non è più possibile fare le manifestazioni e fare l'estrazione casuale, che era tanto comoda per quanto riguarda le piattaforme digitalizzate, perché con un clic mi estraeva in automatico tutte le imprese che avevano partecipato alla manifestazione di interesse, perché erano verificate già sostanzialmente o nell'albo fornitori o comunque nelle dichiarazioni che erano state oggetto di istanza di manifestazione di interesse, di risposta appunto alla manifestazione di interesse. Ci sono dei casi di deroga che sono dei casi assolutamente particolari, che devono essere adeguatamente motivati nella determina contraria. Quindi anche questo è appunto quello che vi dicevo, che la cosa importante è ad avere questo atto di, io ritengo, vi dico sinceramente che ci stiamo ancora riflettendo nei miei enti per poter darci comunque un'indicazione su quella che è, come fare dare queste indicazioni, questo regolamento per fare questa cosa, perché bisogna andare a diversificare, altrimenti voi nella determina contraria o comunque nella determina in cui fate, bandite sostanzialmente la manifestazione di interesse, dovete dire qual è la tipologia, di elenchi, le indagini di mercato, come si farà la manifestazione, se dall'indagine di mercato, come si farà l'estrazione, insomma, c'è tutta una serie di indicazioni che secondo me devono essere pensate un attimino nel dettaglio, in modo che ognuno abbia, come dire, una traccia del modus operandi per questo tipo di affidamenti. Una cosa che vi dico che è assolutamente importante, nelle determine di affidamento diretto che sono state fatte con un'indagine di mercato, nella determina di affidamento dovete dare traccia, deve essere pubblicata, traccia comunque pubblicate quelli che possono essere gli atti dell'indagine di mercato. Quindi poi, quando sostanzialmente dal 1 gennaio 2024 le indagini di mercato dovranno essere fatte telematicamente, quando voi fate poi la pubblicazione sostanzialmente dell'atto di affidamento, tutti gli atti delle indagini di mercato devono essere comunque contenuti nell'atto di affidamento. Il divieto di sorteggio, quindi ve l'ho spiegato. Tutte le deroghe, tutto quanto, tutti gli atti devono contenere un'adeguata motivazione, e le adeguate motivazioni, più è ben fatto quello che è il regolamento, le indagini sostanzialmente delle indagini di mercato o comunque le manifestazioni di interesse, automaticamente più è facile dare un'adeguata motivazione all'interno del vostro atto amministrativo.
Quindi questo ve l'ho detto, degli consultati, e questa è una delle indicazioni che ho, partecipando ad un convegno, mi è stata rappresentata, me l'ero persa, devo essere sincera, però comunque è una comunicazione che ha fatto praticamente Luigi Carbone, che è il Presidente del Consiglio di Stato, che è colui che insomma hanno scritto questo nuovo codice. Il sottosoglia richiede di avere il coraggio di lavorare con discrezionalità secondo legge senza patemi. Si può essere onesti senza aver bisogno di complicazioni inutili. E i principi che abbiamo visto all'inizio, il principio della fiducia, il principio di risultato, sono comunque sono in linea con questo nuovo articolato. Io avrei finito, non so se ci sono ancora qualche domanda che magari non abbiamo risposto nel corso. Allora, Luciana, ci sono tante domande. Effettivamente si sono scatenati da un po' di tempo. Ovviamente noi vogliamo rassicurare tutti i partecipanti che le domande che non hanno ricevuto risposta verranno lavorate in un secondo momento e magari allegate al nostro portale sotto forma di FAQ. Posso leggerti qualche domanda? Magari ce ne sono alcune che abbiamo selezionato. Allora, domanda in vigenza del decreto legislativo 36 del 2023. È confermato che il principio di rotazione opera anche nel caso in cui l'affidatario uscente abbia conseguito, un attimo che mi scorrono le domande, abbia conseguito il precedente affidamento mediante una procedura aperta al mercato? No, ascolta, me ne sono perso una parte, sai, perché la stavo leggendo anch'io. Scusa, la puoi. Qual è questa domanda? È la prima, quindi se vai in testa alle domande la ritrovi. Certo, Scusami, ma perché stavo leggendo, poi ascolto. infatti succede così perché continuano ad inserire nuove domande. Il principio di rotazione opera anche nel caso in cui abbia conseguito il precedente mediante una procedura aperta al mercato. Allora, intanto, anche qua bisogna, secondo me, io su questa cosa qua valuto sempre, cioè, ci sono comunque le deroghe che le abbiamo viste sostanzialmente e sostanzialmente ti dice: ma se tu hai fatto il principio di rotazione, opera anche nel caso l'uscente abbia conferito il precedente affidamento mediante una procedura aperta di mercato. Allora, intanto questo è un affidamento, quindi voi vorreste sostanzialmente ridare all'uscente sostanzialmente un appalto di servizio, perché il principio di rotazione, a mio avviso, se hai fatto una procedura ordinaria, automaticamente puoi procedere in affidamento diretto. Almeno una volta puoi procedere in affidamento diretto, questo sicuramente sì. Anche lì valutate però tutto l'insieme sostanzialmente, cioè come è stato fatto l'appalto, se non ci sono. Io a disapplicare il principio di rotazione così, solo andando a fare l'analisi specifica dell'articolato, personalmente non lo faccio, nel senso vado proprio a fare una valutazione su quella che è il servizio, come è stato svolto, se ci sono alternative, cioè mi pongo questo problema, perché poi sono sempre io quello che deve dare l'incarico, quindi poi devo motivare se non applico o derogo il principio di rotazione. Quindi io un consiglio che vi do è: comunque fate una valutazione sulla tipologia del servizio, ecco, che la reputo un po' più. Un'altra domanda, vediamo. Allora, no, c'era quello, scusami, questa nessuno dopo. Il MEPA è adeguato agli adempimenti a partire dal 1 gennaio 2024? Presumo di sì, secondo me sì.
Tra l'altro abbiamo già tutto un tipo di informazioni, per esempio sul MEIPA dal 1 gennaio non entriamo più con le credenziali, ma entriamo solo più con firma digitale, SPID, quindi credo che se il MEIPA non è quello adeguato, probabilmente, cioè, secondo me, deve essere adeguato, ma deve essere adeguato anche alla nuova piattaforma della banca dati nazionale dei contratti pubblici, perché poi tutte le piattaforme devono essere interoperabili tra di loro. Quindi io mi aspetto che almeno MEPA, che è la piattaforma, diciamo, governativa, tra virgolette, sia quella che prima di tutti gli altri rispetti gli adempimenti che sono previsti dal codice. Poi da qui al 2020, al 1 gennaio 2024, magari ci potrebbero anche essere delle deroghe, delle sospensioni di applicazione. Io questo purtroppo non lo so, ecco. Leggiamo un'ultima che dice: i tre casi individuati per derogare la rotazione devono sussistere contestualmente o sono da considerare alternativi l'uno con l'altro? Secondo me devono coesistere perché la precedente normativa delle linee guida 4 diceva che dava questa possibilità, mentre, come vi ho detto prima, almeno due devono coesistere, che sono quella della corretta sostanzialmente esecuzione del servizio o dell'opera e anche quella della mancanza dell'alternativa, insomma, adesso ve lo dico di preciso perché così meno rispetto al passato. Allora, me l'ho evidenziato a pagina 23. Non esistono alternative del mercato in caso di accurata esecuzione della commessa precedente. Quindi almeno quelle due devono coesistere, ok?